Namaste, cari yogis. Oggi entriamo nella pratica attraverso il saluto al sole, dapprima quello semplificato, in modo da sciogliere ed attivare tutto il corpo, ma prima radichiamo per bene i piedi a terra, mantenendo i piedi sotto la linea delle anche, i più esperti possono anche avvicinare i malleoli. Colonna distesa, addome supertonico, spalle rilassate, petto aperto. Le mani davanti al cuore, il mento leggermente arrotondato. Attivo bene le cosce, i glutei e l'addome, li sento presenti. In una pratica consapevole sulla colonna vertebrale, sull'ascolto di tutto il corpo. La nostra attenzione va immediatamente al respiro, lo percepiamo naturale, con un suo ritmo spontaneo, seppur filtrato attraverso i canali nasali. Come sempre, stabiliamo l'intenzione per questa pratica mattutina, che può essere una dedica, un obiettivo, un sankalpa, una frase positiva, incisiva, che chiariamo nella nostra mente. Ci connettiamo al nostro respiro consapevolmente. Sul prossimo inspiro espandiamo più aria possibile nell'addome ed espirando l'addome rientra verso la colonna vertebrale, attivando la prima muscolatura addominale. Inspiro, espando l'addome e espiro, lo contraggo all'interno. L'aria entra e fuoriesce dai canali nasali. Con una respirazione addominale diaframmatica consapevole ed attiva, attiva nella presenza della mente. Manteniamo questa respirazione, se c'è possibile, con respiri ampi e sempre profondi anche nei movimenti, ricordando che parte sempre prima il respiro e poi il corpo. Apro gli occhi, fletto le ginocchia, inspiro, espando le braccia al cielo, mantengo l'addome leggermente tonico. E poi espirando mi allungo in avanti dalla linea del bacino lentamente, lo sguardo verso terra, fretto leggermente le ginocchia, le mani a terra, la fronte al ginocchio, distendo le gambe, espiro. Inspiro, mani sulle tibie o davanti a me, mani sotto la linea delle spalle, lo sguardo a terra. Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana, fronte al ginocchio. Poi inspiro, porto indietro di buon passo la gamba destra, ginocchio a terra, allineo ginocchio e caviglia sinistra, apro il petto, inspiro, mi allungo in avanti, fianchi allineati alle spalle, espiro, torno indietro, inspiro, scendo nella posizione del bastone facilitata, gomiti stretti toccano terra, torace mento, espiro. Rilasso i glutei, le spalle, le mani all'altezza del petto, gomiti stretti, mi apro sull'inspiro in un morbido cobra, gomiti ancora flessi. Espiro, passo per le ginocchia, sul bacino, addome in tono, cane a testa in giù. Poi inspiro, gamba destra al cielo, espiro, fletto il ginocchio sinistro, guardo le mani e porto il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, rilasso il dorso del piede sinistro. Inspiro, apro il petto, espiro, spingo sul tallone e ritorno. Uttanasana, sull'espiro. Unisco i piedi, se mi è possibile, fronte al ginocchio. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Sull'inspiro sciolgo vertebra dopo vertebra e torno su, più fluidi nel secondo ciclo. Espiro, le mani al petto. Ascolto il respiro, le sensazioni corporee un istante e poi ricomincio con la consapevolezza del respiro nell'addome. In per inspiro, out per espiro. Uttanasana. Distendo le gambe se posso, le fletto se necessario un pochino. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana. Poi il piede sinistro e la gamba indietro di buon passo. Inspiro, apro il petto, affondo, basso. Espiro, preparo il bastone semplificato a terra. Inspiro ed espirando scendo. Rilasso le spalle, i glutei. Inspiro, cobra. Ed espirando, cane a testa in giù. Adho Mukha Svanasana. Allungo bene la colonna.
Omeri in fuori, talloni cercano terra, lo sguardo all'ombelico, bacino verso il cielo, gambe e braccia toniche, addominali forti, inspiro, mi connetto al respiro, poi porto il piede sinistro davanti, tra le mani, ginocchio destro a terra, fondo basso, inspiro, apro, espiro in un movimento finiasa dolce e lento, come una danza, espiro Uttanasana. Inspiro Ardha Uttanasana, rilasso le dita dei piedi, radico bene a terra, espiro ed inspirando mi srotolo molto lentamente, apro il petto, attivo i cosci, glutei e addome nella posizione della montagna con le mani sul cuore, sempre in ascolto del mio respiro. Ancora inspiro, un altro ciclo fluido insieme, in avanti, Uttanasana. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, inspiro, passo indietro gamba destra, inspiro a fondo basso, glutei attivi, addome presente, inspiro ed espirando bastone a terra, Dandasana, inspiro nel cobra, espiro fluido come una danza, un bel cane a testa in giù. Mi fermo qui per 5 respiri questa volta. Ampi e consapevoli nel diaframma. Fletto la gamba sinistra su al cielo, la destra, inspiro, guardo le mani, piede destro tra le mani, affondo basso, rilasso il dorso del piede sinistro, inspiro ed espirando, ritorno. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Inspiro e mi sciolgo vertebra dopo vertebra per tornare, consapevole, stabile e radicato, nella posizione della montagna. Attivo cosce, glutei, addome, mento leggermente rientrato, apro il petto, mani davanti al petto in segno di saluto, chiudo gli occhi. Radico bene i piedi, rilasso le dita dei piedi. Mentre radico a terra la colonna e la punta delle dita delle mani verso il cielo. Presente sul cuore, pollici a contatto sul plesso cardiaco. Sentite le sensazioni che il corpo vi dona. Connettetevi una volta di più al respiro nell'addome. E lasciate che il respiro e il cuore tornino allineati, con una mente presente, ma anch'essa allineata. Sempre il respiro guida. Piano piano potete riaprire gli occhi dal basso a salire, tenendo presente che il saluto al sole è classico, ce ne sono 10.000 varianti quanto siamo gli insegnanti, quindi non vi spaventate se voi lo conoscete o lo conoscevate con una posizione in più o meno in una variante. Tenete sempre presente che si lavora secondo le proprie risorse, secondo il proprio sentire il corpo. Quindi io propongo, ma voi onorate la pratica con il vostro sentire. E con questo saluto al sole, con un minimo di 3 cicli, possiamo già proseguire nel nostro avvicinamento al pranayama, alla meditazione. Tuttavia, se volete, potete anche praticarlo per più cicli. Quindi andate a salire di numero secondo le esigenze del vostro ritmo respiratorio. Cercate sempre di mantenere un ritmo yogico non aerobico, quindi il cuore e il respiro sempre allineati. Quindi non andate in sofferenza per facilitare i movimenti, perché yoga non è fitness. Quindi la calma della mente e del corpo sono sempre regolati dal ritmo respiratorio, che è ampio, consapevole e profondo. Gradatamente, progressivamente, distanziamo sempre di più inspiro ed espiro, proprio per facilitare un approfondimento della pratica con il tempo, non tutto insieme. Ora, da qui, se volete, praticate qualche ciclo in più, altrimenti procuratevi un libro, un mattoncino, un cuscino, quello che potete. I più esperti potreste anche lavorare senza, ma io ve lo consiglio perché aiuta la colonna vertebrale a distendere meglio verso l'alto e a sganciarsi dalle ultime residue tensioni. La posizione è quella di Sukhasana, con le caviglie dolcemente incrociate,
il petto aperto, scapole che si avvicinano, sempre un mento leggermente rientrato e addome in tono. Se la posizione non è favorevole, distendete le gambe in avanti nel bastone e dandasana. Se siete su un cuscino o su un mattoncino, sedete sul bordo e non al centro e lasciate che le ginocchia vengano in avanti leggermente più in basso rispetto al bacino, di preferenza, se possibile. Altrimenti tutto avviene con il tempo. Yoga non è forzatura né competizione, ma è conoscenza del sé, accettazione e esplorazione di ciò che il corpo, la mente e il respiro possono donarci. Da questa posizione io vi invito a tenere, se volete, le braccia rilassate, sempre petto aperto, mi raccomando l'addome leggermente in tono per salvaguardare sempre la zona lombare, palmi al cielo, magari possiamo unire, ricordando la ciclicità della vita, pollici ed indici nella Ujjayi Mudra e mantenere i dorsi delle mani sulle cosce, chiudere gli occhi rilassando il volto e utilizzando il respiro nasale, sempre facilitando il respiro nell'addome, rendendolo ampio e profondo, con la nostra consapevolezza mentale che lo segue. E vi invito ad osservare il respiro ancora nel suo fluire libero, ampio, vi porta nei meandri più profondi. Quando avete ben chiaro la posizione del corpo, lo sentite il corpo comodo, in comfort, nel giusto equilibrio, possiamo andare a concentrarci un pochino di più nel respiro ed entrare in un respiro più controllato. Quindi vi propongo il respiro quadrato. È una gestione del respiro che ci avvicina al pranayama, alla gestione del nostro flusso vitale, per poi introdurci ad atti di concentrazione e pian piano di meditazione. Abbiamo lavorato sul corpo, stiamo rilassando adesso la nostra visione nel respiro. La mente si quieta in questo respiro con un battito del cuore più lento, tutto si sta quietando, nella calma posso favorire la concentrazione e acuire l'ascolto interiore. Porto i sensi gradatamente all'interno, concentrando sul respiro e allontanandomi quindi dai suoni esterni che restano presenti, ma che lascio scivolare via come i pensieri, come in un fiume. È giusto che siano presenti nella loro realtà d'essere, ma non li accolgo, li osservo, li lascio fluire. Resto concentrata sul mio sentire interiore e nulla può distrarmi. Visualizzo nel punto intermedio tra le sopracciglia un quadrato. Nell'inspiro, con un conteggio ritmico fino a 6, percorro il primo lato del quadrato, inspirando e contando 6 nella mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi percorro il secondo lato con la mente, trattengo il respiro a polmoni pieni, contando sempre 6, ritmicamente. 1, 2, 3, 4, 5. Terzo lato del quadrato, lo percorro espirando dal naso, contando 6 ritmicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed infine apnea a polmoni vuoti, contando 6 nell'ultimo lato del quadrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi ricomincio, ognuno di voi con il proprio ritmo. Se c'è qualcuno che vuole estendere il ritmo da 6 ad 8 può farlo. Cercate di mantenere un conteggio costante, ritmico, per l'appunto armonico, così da armonizzare questo respiro e la mente con esso nel sentire del corpo. Continuate con il vostro quadrato, con il vostro conteggio. Primo lato, inspiro, conto 6. Secondo lato, apnea piena,
conto 6. Terzo lato, espiro, conto 6. Quarto lato, apnea vuota, conto 6. Conteggio ritmico, che si può ampliare anche fino a 8 per i più esperti. E così continuate, mantenendo un respiro costante e la consapevolezza della mente su di esso. La colonna è sempre distesa, l'addome leggermente in tono, Sukhasana, la posizione di base. Petto aperto, scapole che si avvicinano, conteggio quadrato per il respiro. Restate sul vostro respiro quadrato con un conteggio ritmico, favorendo una gestione profonda del vostro flusso vitale ed assorbendolo il più possibile dall'esterno, nutrendovi in profondità. Dolcemente mantenete la posizione di Sukhasana, occhi chiusi, volto rilassato, e lasciate andare la gestione del respiro, il pranayama quadrato, per osservare il vostro respiro ora libero, sempre nasale, ma con il suo ritmo, ed osservandone dunque i cambiamenti nell'intensità, nella lunghezza, nelle sensazioni che vi procurano. Poi portate le mani davanti al cuore in segno di saluto nel Namaskara, sempre con petto aperto, addome in tono, mantenendo Sukhasana. E qui, se volete, quando inspirate, portate l'aria fin su verso l'alto, a riempire l'addome, i polmoni, la parte sottoclavicolare, ed espirando cominciate a vibrare dentro di voi il primo suono primordiale, Om. Per i più esperti o per chi ha piacere di provare, nell'inspiro
Gonfiate l'addome producendo interiormente il suono A che radica. Proseguite salendo verso il petto, suono U che scalda e prende consapevolezza nel plesso cardiaco, e portate verso l'alto nella zona sottoclavicolare e fin su verso il terzo occhio, la M, cominciando ad allungare la colonna, il respiro e l'espansione mentale verso l'alto, radicando da terra a salire a Om in un unico suono. Inspiro ed espirando rilascio. Inspiro a Om, espiro Om nella mia interiorità, contraendo il suono in un'unica espressione vibrazionale. Può essere complicato per chi non è avvezzo alla pratica dell'Hatha Sound, quindi vale il primo passaggio che vi ho indicato per le persone inesperte che si avvicinano per la prima volta. I meno esperti inspirino profondamente e nell'espiro vibrino Om nella propria interiorità, nella propria mente, in maniera molto più semplice. Nella ricerca di radicamento tra terra e cielo ci siamo noi nel nostro equilibrio, dove l'Om rappresenta il punto, l'intersezione, l'espressione della terra e del cielo che si incontrano e si uniscono in un unico Om, in un'unica vibrazione come quella del disco armonico che vi accompagna. Nella vibrazione interiore dell'Om, suddivisa nel respiro yogico completo, Aum, addome, petto, zona sottoclavicolare, un unico oppure un unico respiro vibrazionale, espiro vibrando Om in maniera semplificata ma efficace, presente, consapevole nella mia vibrazione interiore, come essere senziente, un microcosmo che rappresenta e fa parte di un macrocosmo di cui siamo immagine e specchio. Sul prossimo inspiro vi invito ad aprire gli occhi e dal basso verso l'alto tornare presenti dolcemente a noi stessi. Cominciamo a sciogliere i palmi delle mani creando un po' di calore, di energia positiva. Andiamo a sfregare l'una contro l'altra e a creare buona energia che portiamo sugli occhi. E respiriamo profondamente. Ancora creiamo buona energia, occhi chiusi o socchiusi, o più piano li riaprite come desiderate, portiamo energia sulle guance. E respiriamo profondamente. Il respiro è diventato sicuramente più profondo, più attento, più
più ampio, più nutriente, rilassante. Facilita la concentrazione, ancora di nuovo le mani, buona energia sulla bocca. E respiro. Poi mi dedico alla digitopressione su alcuni punti fondamentali. La porta dello spirito, che è quella piccola fossetta, valle che troviamo, una valle che troviamo qui tra il punto di congiunzione, diciamo sulla linea del dito mignolo, prima della mano sinistra, poi anche della destra, c'è una fossetta proprio qui alla base del polso sulla linea del mignolo, che è la porta dello spirito. È un punto che facilita la distensione di eventuali stress residui. Avendo già scaldato con energia le mani, posso anche cominciare con il pollice a premere dolcemente in maniera circolare o in maniera più profonda da risvegliare il punto. E abbino il respiro mantenendo la posizione di Sukhasana, l'addome in tono, la colonna distesa. Inspiro profondamente e poi sull'espiro spingo su questo punto in maniera fissa e precisa. Inspiro, rilascio la pressione e poi espirando esercito nuova pressione più e più volte per quello che sentite giusto. Inspiro, rilascio pressione, espiro, esercito pressione. Farò la stessa cosa nella porta dello spirito dell'altra mano. E ancora qui, inspiro ed espirando esercito pressione. Potete scaldare un pochino il punto se volete sentire maggiormente sia la pressione che esercitate sia la sensazione di ritorno. Esercito questa pressione un po' di più. Poi torno a scaldare le mani, esercito invece un movimento circolare in senso orario, se preferite, sul punto intermedio carnoso tra pollice ed indice, la congiunzione della valle. Comincio sempre sul lato sinistro, scaldo un pochino il punto in modo da percepirlo poi meglio e posiziono il pollice in quest'incavo tra pollice e indice, congiunzione della valle, rilasso le spalle, mantengo l'addome in tono. Sull'inspiro rilascio, sull'espiro esercito pressione, un altro punto di stress dove posso agire per rilassare. Inspiro, rilascio, espiro, esercito pressione. E così continuate per il tempo che sentite giusto, in modo da rilasciare sempre di più eventuali tensioni. Farò la stessa cosa anche dall'altro lato, prima sciogliendo e creando calore e poi esercitando pressione nell'incavo della congiunzione della valle tra pollice ed indice, utilizzando il pollice preferibilmente, e quando inspiro rilascio, quando espiro esercito pressione per il tempo che sento giusto. Porta dello spirito, congiunzione della valle, per togliere ed eliminare le ultime tensioni derivanti da stress precedenti che posso ancora percepire nel corpo. E quando avete finito con queste pratiche di digitopressione, ritornerete sempre sul cuore e vi inchinerete alle vostre vite con il Namaste. Continuate e poi mi racconterete sicuramente le vostre sensazioni anche per il lavoro di digitopressione. Ci siamo dedicati quindi al corpo con il saluto al sole, poi abbiamo facilitato l'attenzione sul respiro per poi entrare in un pranayama e poi facilitare la vibrazione nel corpo attraverso il respiro con un atto di concentrazione più profonda, un intro all'atto meditativo nell'om che vibra nel corpo, per poi concludere con la digitopressione allentando le ultime eventuali tensioni mentali, respiratorie e corporee. Con questa pratica spero abbiate trovato il beneficio che io percepisco. Attendo e sono a disposizione per ogni vostra info o curiosità. Cristiana vi saluta con il suo Hatha Sound Yoga. Namaste, belle anime. Buona vita, a presto.